Saranno completati entro quest'anno i lavori per la realizzazione della bretella di collegamento della 268 per i comuni di Scafati, Angri, Sant'Antonio Abate e anche il collegamento con la rete autostradale. L'annuncio questa mattina nel corso di un sopralluogo al cantiere che ha visto protagonisti tra gli altri il sindaco della città di Scafati, Pasquale Aliberti, e gli assessori regionali Edoardo Cosenza e Sergio Vetrella. Non era presente al sopralluogo il consigliere regionale di Forza Italia, Monica Paolino, perché impegnata alla regione. È un'importanza straordinaria e fondamentale. Io ricordo qualche anno fa, diversi anni fa, altri annunciavano naturalmente, insomma, l'inizio dei lavori dell'aggancio della 268 all'autostrada come naturalmente soluzione di una serie di malesseri che riguardano naturalmente il problema della viabilità di Scafati in particolare, ma anche dell'agro nocerino sarnese. Questa cosa si realizza grazie al governo Caldoro. Quando sento in giro che non ci sono cantieri che si aprono, che non ci sono cantieri che camminano, beh, insomma, ci viene naturalmente da sorridere e poi Risponde a De Luca in naturalmente. questo momento, che sul progetto Grande Sarno ha accusato la regione di aver fatto solo annunci e di non aver aperto al momento nessun cantiere. Rispondo a chi naturalmente fa la polemica nei confronti di questo governo della regione. È la dimostrazione, questa opera e anche altre, tante altre che naturalmente si stanno realizzando e che si avviano ad essere realizzate, che c'è stato un lavoro naturalmente in questi anni sui fondi comunitari. Questa è una di quelle opere che sta camminando e che entro quest'anno terminerà. Infatti, insomma, parlando con l'ANAS, i tempi previsti per la consegna sono addirittura novembre-dicembre. Partiamo da questa infrastruttura attesa ormai da anni, importante per il nostro territorio, ma non solo perché collega con il napoletano. Sì, no, per me come assessore alla protezione civile è cruciale perché il collegamento fra 268 del Vesuvio e l'autostrada chiude l'anello intorno al Vesuvio, quindi è un lavoro importantissimo, in realtà importantissimo per i cittadini di tutta questa zona, sia di Scafati, soprattutto di Scafati, ma anche di Angri, che avranno sia un accesso diretto alla 268 del Vesuvio, sia la possibilità di entrare in autostrada molto facilmente. È un lavoro, un cantiere che va benissimo, che quindi manterranno la promessa di terminare entro la fine di quest'anno, forse anche un poco prima della fine di quest'anno. D'altra parte i cittadini che passano lo vedono come a vista d'occhio stanno andando avanti, nonostante la difficoltà, perché ci sarà uno svincolo sopraelevato, un casello sopraelevato, tecnicamente difficile.